energie le tengo per dopo, per la sintesi. Ma è scema? No, è un intellettuale, è quasi un artista. Capisco. Forza, spingete! Oh, mi sta squarciando! Il pavimento! Cazzo! È precipitato giù! Ma chi era? Non lo so, si aggirava per il giardino con aria sperduta. Vi ho chiamati subito. È stato formidabile! Un momento perfetto! Veloci come un lampo, sembravamo vichinghe! Di più! Amazzone! Ancora di più! Samurai! Non ho mai visto una scena del genere in un film! Ma dove lo avremmo nascosto? Nell'armadio della nonna! Quello del salottino! Bella idea! Peccato! No! Pensateci voi, io non me la sento. E poi tanto è tutto inutile. Ma sei proprio fetente! Che modo di pensare disgustoso! La vecchia rincoglionita del secolo scorso! Ma ti rendi conto di quello che hai appena detto? Davvero non ti facevo così stronza! Ma perché? Che ho detto? Di pensarci voi, se ne avete voglia. E poi... voglio proprio vedere chi andrà a recuperarlo là in fondo. Lo scopriranno subito. Non solo petente, pigra e disfattista. Non solo disgustosa, irresponsabile e pavida. Non solo rincoglionita, anche latitante e codarda. Ma ti rendi conto di quello che hai appena ripetuto? Un po' stronza ti facevo, ma addirittura così meschina. Ma perché? Che ho detto di male? Che ho detto? Lascio a voi il compito di... se ne avete voglia. Perché mi sembrava poteste trarne un certo piacere. Ma la sentite? È addirittura una carogna! Dice che lo fa per noi! Ma chi l'ha levata una così? Ed è stata nostra amica per tutto questo tempo! Io tra secolo! Sentite. Sentite, io sono tanto stanca e ho lavorato tutto il giorno e non posso sprecare le ultime energie che mi rimangono ad occuparmi di un cadavere. Io neanche lo conosco. Che schifo che mi fai! Dopo tutto quello che abbiamo condiviso! Tutte le volte che ci hai rotto i coglioni con le tue pene d'amore! E quando ci venivi a chiedere i nostri vestitini in prestito? E quando dovevamo dire al tuo fidanzato che eri con noi, mentre in realtà eri... Sia chiaro per tutti, l'epoca dell'individualismo è finita, qualsiasi cosa uno faccia. E ripeto, qualsiasi cosa uno faccia... la si deve condividere tutti, fino in fondo. Non ci si può più comportare come questa stronza!